Sì, lo so, sicuramente guardando la copertina e il titolo già starai pensando, ma come, ma una vergogna, ecco il solito allegriano che si lamenta senza dargli tempo, bisogna dargli tempo, è vero, infatti bisogna dare tempo a Giuntoli, bisogna dare tempo a Motta, bisogna dare tempo a tutti, perché nel calcio per realizzare un progetto, per concretizzare un progetto ci va tempo. E questo lo diamo per assodato, ok? Però io continuo a dire una. Perché in questo momento nella tifoseria della Juventus non è possibile fare delle analisi sul qui e ora, come si è sempre fatto. Rivendico il diritto da tifoso di commentare ciò che accade alla mia squadra senza venire accusato di avere un qualche retropensiero, perché onestamente e oggettivamente a me non me ne frega niente di difendere ciò che è stato, anche perché ribadisco, perché è l'ennesima volta che lo dico, la Juve era arrivata a un punto in cui bisognava svoltare da ogni punto di vista, dirigenziale e soprattutto tecnico, ok? Lo ripeto mille volte, ma questo non significa che non si possa analizzare quel che è stato. Ora, è vero, le critiche fatte a settembre erano premature, fatte a ottobre erano premature, al 22-23 novembre direi che dopo che abbiamo avuto agosto, settembre, ottobre, novembre, 4 mesi, beh, qualcosa la possiamo dire su quello che sta capitando alla nostra Juve, che attenzione, attenzione, io ritengo in questo momento io da tifoso sono abbastanza tranquillo e moderatamente fiducioso perché le cose si stanno facendo un po' alla volta interessanti. Ci va tempo, come abbiamo detto. Non so quanto tempo abbia la Juve. Ribadisco che la Juve in questo momento non può permettersi di non arrivare tra le prime quattro, ma confido sul fatto che ci possa arrivare. Attenzione, quest'anno sarà più difficile dell'anno scorso perché c'è molto più equilibrio, perché ad esempio c'è la variabile Atalanta che è lì, che lotta addirittura per il titolo. C'è il Napoli che l'anno scorso era fuori dalla lotta Champions, c'è ovviamente l'Inter, c'è il Milan, c'è la Lazio quest'anno, per ora c'è la Fiorentina, poi presumo che non ci sarà in futuro, quindi non sarà una passeggiata. E allora vogliamo valutare i problemi causati alla Juve di oggi da Giuntoli? Perché attenzione, Giuntoli non è arrivato a luglio, ok? Giuntoli è alla sua seconda stagione piena alla Juventus, quindi voglio dire, dopo 2 anni un dirigente, il più alto dirigente lato tecnico della Juve, può venire in qualche modo giudicato. Giochiamo contro il Milan senza attaccanti. Perché? Perché la Juve ha un solo attaccante di ruolo, di Milik si sapeva, non a caso abbiamo cercato di liberarcene fino all'ultimo, ma nessuna squadra era così fessa da prendersi un giocatore rotto, un ottimo giocatore rotto, rottissimo, e non si sa neanche quando tornerà e se tornerà. E quindi affrontare una stagione con una sola punta, sapendo che quella sola punta è Vlahovic, è un errore gravissimo, ma non solo, perché tu hai perso l'unica vera importanza. Alternativa che era Ken. Ora io non partecipo alla gara nel riabilitare Ken. Per me è sempre stato un giocatore dall'enorme potenziale che, messo in determinate condizioni, avrebbe potuto fare molto bene. Il suo unico limite è mentale, di tenuta psicologica, non certo tecnica, non certo fisica. Ma tu dai via Ken, alternativa unica a Vlahovic, peraltro quest'anno, sapendo che poi va via Chiesa, alla fine puoi dire, beh, gioco con Vlahovic Ken, ok? No, Ken è una pedina per il mercato, ci sta. Per arrivare a chi? A Nico Gonzalez. Ora, a me non dispiace affatto Nico Gonzalez, ottimo giocatore, mi piaceva la Fiorentina, un giocatore con una storia di infortuni importante alle spalle, un giocatore che è arrivato e praticamente non serve a niente. Motta all'inizio ha detto è lui il nostro secondo o terzo attacco, insomma la riserva di Vlahovic quando dovesse servire. In realtà stiamo meglio adesso, stiamo meglio con Seisao e A da quel lato lì. E quindi che ce ne... cioè, ma anche quando tornerà Gonzalez, che ce ne facciamo in questo momento? No, noi abbiamo speso 33 milioni sacrificando una punta per prendere, non una punta, ma per prendere Nico Gonzalez. Ragazzi, se noi tifosi della Juve fossimo meno in questo momento suggestionati e suggestionabili da tutto quello che è capitato negli ultimi anni, diremmo giunto, l'hai fatto una cazzata gigantesca, ma di quelle proprio che altrove ti porterebbero all'esonero, cosa che
ovviamente non accadrà e non deve accadere. Douglas Luiz, ne vogliamo parlare? Un giocatore che è un marziano, non si capisce perché, perché uno vuol dire non si sta ambientando a Torino. Certo, Torino non è Londra, ma voglio dire, non è che giocava in Brasile e arrivare in Italia è dura. Cioè, dall'Inghilterra arrivare in Italia, da un punto di vista, da tanti punti di vista, a cominciare da quello climatico, è sicuramente un passo in avanti. Poi Londra è una città chiaramente meravigliosa e che ha molte più, fornisce molte più opportunità rispetto a Torino. Perché? Quando è arrivato non era in forma, non ha giocato quasi mai, quando gli è stata data la possibilità di giocare ha fatto malissimo, completamente spaesato. In più, in questo momento, secondo me Motta neanche tanto dispiaciuto, perché Motta è riuscito abilmente, sta facendo un capolavoro a riabilitare Locatelli. In questo momento, Douglas Luiz, tu che stai guardando, stai sentendo la mancanza di Douglas Luiz? Io no. Una cifra incredibile investita, perché? Bah, non si poteva comprare di meglio, non lo so. E però attenzione, perché vedete, non tutte le ciambelle possono uscire col buco e uno può dire, vabbè, comunque hai lavorato su dei prospetti, posto che non è che hanno 23 anni, sono giocatori che sono ancora giovani, ma hanno già, cioè non è come se avessi preso Ildiz, ok? Hai speso tantissimo, ma il senso è, se ti trovi in una situazione in cui non hai soldi, non hai soldi per fare il mercato, non compri dei giocatori che ti richiedono investimenti importanti, non per andare a colmare delle lacune che hai, ma in modo immotivato. Ripeto, Douglas Luiz, ok, ci serviva un centrocampista con certe caratteristiche, magari non si è creduto abbastanza in Locatelli, e lo capisco anche bene. Ok, va bene Douglas Luiz, ma Nico Gonzalez, perché? Già non hai soldi? Che fai 33 milioni per uno che dalla difficile collocazione tattica, sempre infortunato, e per arrivare a lui devi sacrificare uno dei pochi giocatori che hanno mercato, Ken, o che comunque avresti potuto tenere? Ragazzi, è una cosa illogica, è una cosa illogica, ok? Poi arriviamo al discorso anche della stagione passata, e ci arrivo dopo svariati minuti e solo a fine video, però anche questa, prima o poi bisognerà affrontarla, questa cosa. Giuntoli ha palesemente boicottato il buonanima del precedente allenatore per paura che potesse fare bene. Ma qual è il problema? La Juve ha sempre mandato via i suoi allenatori senza farsi nessun problema. Come giusto che sia, sono professionisti paragonabili a dei top manager di multinazionali, visto il loro stipendio, no? Un manager che prende 7, 8, 9 milioni l'anno, si assume, sa benissimo che può essere esonerato da un momento all'altro, ma tu non puoi boicottarlo come con un mercato risibile, e poi soprattutto nel momento in cui sei lì che te la giochi per lo scudetto in modo assolutamente non preventivabile, lo boicotti come non facendogli mercato, prendendogli un paio di scamorze tanto per far vedere che gli hai dato dei giocatori. E da lì poi la reazione di Allegri, no, immotivata no, era molto motivata, ma non adeguata, assoluta, non da Juve, la reazione che ha avuto Allegri nella finale di Coppa Italia. Non ha senso, anche perché tu non hai boicottato Allegri, tu hai boicottato la tua squadra, perché tu avresti potuto, magari lo scorso anno, puntellare la squadra con quei rinforzi che poi ti sarebbero serviti quest'anno. Invece no, è stato proprio come dire: togliamoci dalle scale, arriviamo a fine corsa con Allegri e poi da lì ricostruiamo. Ma perché? Tu dovevi ricostruire nel momento stesso in cui sei arrivato alla Juve, sapendo già che Allegri l'avessi fatto fuori perché non rientra, non è il tuo allenatore, non lo vuoi, non sei soddisfatto dei risultati, forse ha troppo potere, sicuramente ha troppo potere, ok, ma tu comunque la squadra la dovevi puntellare, perché vedi Giuntoli, tu non sei uno di live disagio, di queste varie live che ci sono in questo momento, per cui il tuo scopo è non tifare, ma tifare le tue idee, avere visibilità, eccetera, eccetera. Tu sei il massimo dirigente tecnico della Juve, devi agire come tale, non devi boicottare nessuno. Questo è grave, questo è grave. Ma arriviamo alla conclusione: secondo me, Giuntoli è assolutamente un ottimo dirigente. Abbiamo fatto bene a puntare su di lui, ma bisogna creargli una squadra attorno. Perché Giuntoli da solo non fa bene, non sta facendo bene Giuntoli da solo. Ok, ora lasciate stare che per voi è un mito se per il semplice fatto che ha fatto fuori Buonanima, quindi è un mito. Va bene, ok, però andiamo oltre, valutiamo le cose.
Non va bene. Giuntoli va affiancato innanzitutto da qualcuno che sappia fare uno scouting vero, perché forse è un po' un mito questa storia di Giuntoli che è andato a prendersi Osimhen. Siamo sicuri che fosse tutta farina del suo sacco? Non lo so. Pare che si stia costruendo questa squadra anche richiamando quelle persone che lavoravano con lui a Napoli. Ben venga, perché è proprio ciò di cui ha bisogno. Seconda cosa, tutti i cicli vincenti della Juve hanno sempre avuto un ex giocatore in dirigenza, ma con un ruolo di campo, di spogliatoio. Ricordiamoci di Bettega nella triade. Nella triade tutti parlano di Moggio e Giraudo e ci si dimentica di cosa è stato Bettega. E non bisogna dimenticarsi di cosa è stato Bettega. Il meno forte della triade? Sì, ma era comunque una triade. Bettega era Bettega, era una persona fondamentale per quella Juve, okay? E poi Pavel Nedved. Lasciamo stare, purtroppo il finale di Nedved come dirigente ne ha davvero sporcato tutto il resto della storia. E io spero un giorno di capire cosa è successo ad Andrea Agnelli, a Pavel Nedved, a tutto quel gruppo di lavoro che stava facendo così bene, che così tanto aveva vinto, che a un certo punto ha iniziato a inanellare una serie di cazzate una dietro l'altra davvero assurda. Okay? Però serve un dirigente di campo e non mi dite Chiellini, perché Chiellini è stato preso alla grande, sono contentissimo, ma non con quella funzione, ok? C'è un nome, un solo nome, una persona che ancora di recente, in occasione dei suoi 50 anni celebrati come merita, ha mandato svariati messaggi alla Juve dicendo: io voglio tornare alla Juve, io voglio dare il mio contributo. Perché non chiamare Alessandro Del Piero e dargli quel ruolo che fu di Bettega e che fu poi del primo Nedved? Perché? Perché no? È fondamentale fare queste cose. Detto questo, guardiamo con ottimismo al futuro, sempre che, io lo dico sempre, non illudiamoci, perché dobbiamo sempre guardare a cosa decide la nostra proprietà, perché se la situazione dovesse farsi interessante per l'amico John, per usare la Juve per qualche suo fine, la Juve viene sacrificata a tale scopo. Grazie. Iscrivetevi, commentatevi oppure fate quello che vi pare. Ciao.